È arrivato il momento dell'assegnazione contributi alle scuole e alle associazioni sportive per la Stacuni 2016. Presidente Sergio Costamagna, a quanto ammonta quest'anno il tutto? Beh, quest'anno abbiamo superato di 100 euro il record dell'anno scorso, che era di 90.075, quest'anno siamo arrivati a 90.175. Un risultato incredibile che, se riusciamo a confermarlo ogni anno, è una cosa che ci gratifica molto e impreziosisce sicuramente il nostro evento. Sono stati 40 i gruppi tra gruppi e scuole che hanno ritirato il contributo. Come sempre hanno prevalso il gruppo sportivo Ruota Chiusani per quanto riguarda le associazioni e l'Istituto Grandis di Borgo San Dalmazzo per quanto riguarda le scuole. Diciamo che chi ha ritirato il contributo, ho detto prima, sono una quarantina, ma chi ne ha beneficiato sono almeno 60, perché moltissimi gruppi, piccoli gruppi e scuole più piccole, si associano e si aggregano in gruppi più importanti. Ecco perché il gruppo Ruota Chiusani di Centallo, che ha primeggiato portando a casa qualcosa come 11.500 euro, raccoglieva in sé altri 8 gruppi, piccoli gruppi sportivi, quindi divideranno questa somma tra tutti. Gagliano Massimo ha ritirato il premio per il gruppo Ruota Chiusani, il primo vincitore assoluto dell'edizione 2016 per quanto riguarda i contributi della Stracuni. Com'è andata? Anche quest'anno è andata benissimo, abbiamo vinto, diciamo, il gruppo più numeroso con 2.216 iscritti, con un contributo di 11.666 euro. Una bellissima giornata di sport dove abbiamo scritti con noi ragazzi che partono dai più piccoli fino a una certa età. Abbiamo altri gruppi sportivi che si sono aggregati a noi, abbiamo anche delle scuole che si sono aggregate a noi, e per dividere questo contributo. Ancora un complimenti alla Stracuni per questa bellissima manifestazione dove porta tantissima gente per tutta la provincia di Cuneo. Terzo gruppo classificato è la podistica boschese e ha ritirato il premio il presidente Pasero Angelo. Com'è andata quest'anno? Quanti gli iscritti? Iscritti quest'anno 906, è andata veramente bene perché abbiamo avuto tante richieste. I nostri associati hanno aderito al nostro invito a partecipare alla Stracuneo, perché dobbiamo riconoscere che con questo contributo elargito dal comitato organizzatore è una manna per noi, per le nostre società, per noi che facciamo la promozione sportiva, ma soprattutto ci riesce ad aiutare in modo particolare il settore giovanile, perché uno cerca sempre, oltre che incentivare lo sport, anche di venire incontro alle famiglie. Con questo contributo uno riesce ad avvicinare i giovani facendo una dovuta pubblicità, e mentre riusciamo anche ad aiutare questi giovani fornendo abbigliamento e permettere anche gli istruttori di poter fare l'attività di allenamento per questi giovani.